In Irlanda scoppia lo scandalo dei maiali contaminati da diossina e tutti i paesi che hanno importato carne di maiale sono fortemente preoccupati. In Italia il problema sembra essere limitato a 22 partite di maiali importati e la situazione, come hanno dichiarato gli addetti ai lavori, sembra essere sotto controllo. Comunque ci sono stati già i primi sequestri in Emilia-Romagna ed in Campania. Ci spiega la situazione dei controlli Francesca Martini, sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Salute. Abbiamo intensificato i controlli sulle partite introdotte dopo il 1° settembre in Italia attraverso i NAS e attraverso le regioni. Il rischio in Italia è bassissimo, è fondamentale che tutte le carni vengano etichettate, che quindi siano tracciabili per la loro origine, comprese le carni suine, questo è quanto proporrò all'Unione Europea. Per quanto riguarda l'ultima possibilità che ci sia una contaminazione anche di carni bovine, noi comunque lavoriamo con controlli a tappeto. Siamo comunque sotto le feste di Natale ed ovviamente destano preoccupazione gli zamponi ed i cotechini. Sentiamo cosa ci dice Pietro Migliaccio, libero docente di scienza dell'alimentazione. Sono sicurissimi, sono di origine italiana, sono a denominazione di origine protetta. Qui non c'è nessun problema né per i cotechini né per lo zampone e diciamo neanche per il prosciutto. Per le feste di Natale ci saranno poi molti italiani che andranno a passare le vacanze all'estero e che dovranno tenere conto del fatto che la carne di maiale dall'Irlanda è stata importata anche nei seguenti paesi: Germania, Olanda, Polonia, Svezia, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Gran Bretagna, Portogallo e Cipro.